Ricordo quando tanti anni fa vidi per la prima volta il trailer di Atomic Heart. Beh, rimasi immediatamente folgorato dalla qualità delle immagini, dall'ambientazione che avevano creato, che ricordava siano almeno 4 o 5 giochi. Se non sbaglio era il 2017, quindi sono passati davvero tanti anni. Sembra che il suo sviluppo sia stato abbastanza travagliato e poi le male lingue, che addirittura dicevano che non sarebbe neanche mai approdato al grande pubblico. Le male lingue ovviamente non mancano mai. E forse oggi vengono smentite, perché abbiamo ricevuto notizia di ieri che probabilmente questo titolo uscirà entro fine del 2022. Non c'è ancora una data esatta, ma per fine dell'anno mancano circa 2 mesi, quindi siamo lì. E sarebbe davvero una notizia fantastica se non fosse per 2 problemi. Uno, che stanno uscendo davvero tanti bei giochi. Nel mio caso ho preso di mira il nuovo COD, il nuovo Need for Speed e adesso anche questo che si aggiunge alla lista. E quindi mancherà il tempo per giocarli tutti. E poi c'è un altro problema, il costo. Hanno aumentato il costo dei videogiochi, ormai costano tutti almeno 70 euro. E devo dire che in questo periodo di crisi non è assolutamente una buona notizia. Ma questo è un altro argomento.